cioccolata e quel cioccolato. Del nostro futuro e di perché questi sacrifici che si prospettano come assolutamente necessari siano quelli che ci vengono dati da questi enti finanziari che nessuno ha letto e non sappiamo chi siano. E soprattutto oggi che si prospetta da qui a pochi giorni un nuovo esecutivo guidato da Mario Monti, che viene da questo background anglosassone, che viene dalla Bocconi e è uno degli esponenti che più di molti altri supportano questo tipo di uscita dalla crisi. Oggi siamo qui con Andrea Balanes, che è il direttore dell'Osservatorio per la Finanza, e siamo qui per chiedergli di spiegarci che cosa significano tutti questi termini che da anni ormai, da quando è iniziata la crisi, sono su tutti gli organi di stampa e che, da cui siamo continuamente bombardati, ma che nessuno si è mai curato di spiegarci per davvero concretamente che cosa significano e cosa comportino. Sentiamo continuamente parlare di spread, di default, di banche di investimento, ma nessuno ci ha mai spiegato per davvero cosa sono, se non prospettandoci come delle minacce che incombono sul nostro futuro, ma senza mai spiegarci davvero cosa comporterebbe un default e che cosa sia per davvero. Oggi più che mai appare chiaro come l'economia non sia una scienza verso gli specialisti, come vogliono farcela passare, ma come sia un qualcosa che ci riguarda in prima persona tutti quanti e come ricada ogni giorno sulle nostre vite quotidiane concretamente. E ci chiediamo come mai, se questo è vero, allora perché dobbiamo sottometterci, senza neanche capire cosa ci sta succedendo, alle ricette che ci vengono prospettate come le uniche possibili per uscire dalla crisi, da chi questa crisi non è stata in grado di prevederla, e non capiamo oggi come mai sono gli unici che sembrano avere le ricette per farci uscire indenni da questa crisi economica, che ormai sono 3 anni da cui non si vede un'uscita, una soluzione, e che anzi sta diventando sempre peggio per tutti. Quindi oggi chiediamo ad Andrea di spiegarci che cosa ha causato questa crisi, come si è venuta nel tempo e quali sono le prospettive e possibili soluzioni con cui possiamo affrontarla e con cui possiamo noi stessi decidere come uscirne. Lascio la parola ad Andrea, grazie. Grazie a tutti per l'invito. Io negli ultimi anni ho studiato un po' crisi economica, finanziaria, eccetera. Provo a dare una mano a spiegare alcuni dei meccanismi, dare delle chiavi di lettura di quello che ci sentiamo dire tutti i giorni su crisi finanziaria, spread, bund, default, eccetera, parole che spesso non comprendiamo. Cerco chiaramente di essere il più chiaro e semplice possibile. Se ci sono cose, punti, difficoltà, domande, sono benvenute, così anche un po' più partecipato come incontro. Per partire dalla crisi, direi dobbiamo risalire a quello che è successo negli Stati Uniti, 2007-2008, credo vi ricordate, avete sentito la bolla dei crisi subprime, quello che è successo negli Stati Uniti, il casinò finanziario che è crollato, e sono intervenuti gli stati per salvare le banche, perché ci hanno detto il sistema finanziario bancario non può fallire. Secondo alcune stime, non da parte nostra, ma del Fondo Monetario Internazionale, 14.000 miliardi di dollari sono stati versati dal settore pubblico per salvare il sistema bancario e finanziario nel 2008. E questo sistema era crollato sulla questione dei mutui, perché in pratica le banche quello che facevano, davano mutui a tutti, anche a chi non aveva redditi, lavoro, niente, in apparenza una cosa molto democratica, ma in realtà in pratica quello che è il diritto alla casa che è scritto anche nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, era stato svenduto alla finanza, e la finanza che si preoccupa di dare un mutuo a tutti. E quindi, se io sono una persona e non ha nessun reddito, nulla, posso andare in banca e chiedere un mutuo, la banca me lo dà. Perché la banca me lo dà? Perché il giorno dopo rivende questo mutuo sui mercati finanziari, se ne sbarazza e lo dà via. E così è nata questa crisi, e queste sono le cause immediate. Poi esamineremo alcuni dei prodotti che sono legati a questa crisi. Uno molto interessante, che poi ci torneremo sulla situazione attuale, perché le banche potevano regalare mutui e prestiti a tutti fregandosene se poi sarebbero andati a buon fine o no. Perché uno dei meccanismi che era stato messo in piedi era una specie di assicurazione contro il fallimento dei mutuatari. Ci sono dei prodotti finanziari, sono chiamati, la parolaccia inglese, Credit Default Swap, l'acronimo CDS,
e sono dei prodotti che permettono di assicurarsi contro il fallimento di qualcos'altro. Io per esempio posso comprare delle azioni della Fiat, se ho paura che la Fiat fallisca posso stipulare un CDS con una banca, con un intermediario finanziario. Se effettivamente la Fiat fallisce, questo mi rimborsa dell'investimento che avevo fatto. Quindi come una sorta di assicurazione, io posso assicurare la mia macchina contro il furto, se qualcuno mi ruba la macchina l'assicurazione mi rimborsa perché avevo questa polizza assicurativa. Però c'è un problema, che nel mondo reale io non posso assicurare qualcosa che non è mio e non posso assicurarmi contro il fatto che l'auto del vicino vada a fuoco, perché se qualcuno di notte andasse lì con un fiammifero a piccare un incendio io avrei solo da guadagnarci. Quindi nel mondo reale io posso assicurare solo cose che sono mie. Nella finanza questo limite non esiste, io posso assicurarmi contro il fallimento di qualcosa anche se non ho nessun interesse in questo qualcosa. Allora mettiamo un caso del tutto ipotetico: io sono una grande banca di investimento e mi compro una montagna di assicurazioni contro il fallimento della Grecia. Mi compro una montagna di assicurazioni in un momento in cui nessuno pensa che la Grecia possa fallire, quindi assicurarsi contro il fallimento della Grecia costa molto poco. Compro queste assicurazioni, le pago poco e le tengo in un cassetto. Il giorno dopo vado dai miei clienti e comincio a dire: ragazzi, la Grecia è un casino, la Grecia sta malissimo, la Grecia sta fallendo, vendete tutto. Mi danno retta, cominciano a vendere titoli della Grecia, vendi tutto, vendi tutto. Per la legge della domanda e dell'offerta, più vendi titoli della Grecia, più crolla il prezzo di qualunque cosa venga dalla Grecia. Più crolla il prezzo, più è difficile per la Grecia andare sul mercato e mettere bot, CCT, finanziarsi, eccetera. Se diventa più difficile, la situazione in Grecia peggiora davvero. Per pura coincidenza, una persona che sta nel mio consiglio di amministrazione sta anche nel consiglio di amministrazione delle agenzie di rating, quelle che mettono i voti alle banche e ai paesi, e comincia a abbassare il voto della Grecia, a dire: la Grecia è rischiosissima, sta per fallire. Se tutti dicono che la Grecia sta per fallire, diventa molto più costoso assicurarsi contro il fallimento della Grecia. Io avevo comprato una montagna di queste assicurazioni, di queste CDS, pagando di pochissimo quando nessuno pensava che la Grecia fallisse. Adesso queste assicurazioni valgono oro perché tutti pensano che la Grecia possa fallire, io le rivendo e ho guadagnato una montagna di soldi speculando sul fallimento di un paese. Con questa montagna di soldi che ho guadagnato, che cosa faccio? Sostituisco Grecia con Irlanda e ricomincio il giochino. Poi sostituisco Portogallo con Irlanda, Spagna con Portogallo e via discorrendo. In questo momento il paese al mondo su cui si giocano più queste scommesse sul fallimento di qualcuno è l'Italia. Quindi in questo momento ci sono migliaia di miliardi di dollari che girano per il mondo scommettendo che sull'Italia andrà fallita, e se aumentano le voci di un possibile fallimento dell'Italia, la situazione in Italia peggiora, queste assicurazioni prendono valore e io ci guadagno sopra. Quindi questo è quello che è successo anche con i mutui nel 2007, erano gli stessi strumenti. Io facevo un mutuo a una persona che non poteva permetterselo, tanto il giorno dopo mi assicuravo contro un ente terzo che se quello non avesse pagato io avrei guadagnato lo stesso, sarei stato rimborsato. Questi prodotti sono le cause a breve della crisi del 2007-2008, però ci sono delle cause molto più profonde. E le cause molto più profonde sono che negli ultimi 30 anni tutto il sistema occidentale è andato in sovrapproduzione. Produciamo sempre più roba, sempre più automobili, sempre più case, sempre più telefonini. E c'è un'altra cosa, che le aziende sono globalizzate, si possono spostare dove pago meno il lavoro, senza tutele ambientali, eccetera. Quindi negli ultimi 30 anni i salari da lavoro si sono compressi, i lavoratori guadagnano sempre meno e le aziende producono sempre di più. In Italia negli ultimi 20 anni, tra l'87 e il 2007, negli ultimi 20 anni, 120 miliardi di euro sono passati dai lavoratori ai profitti finanziari. Quindi progressivamente i lavoratori sono sempre più poveri e i soldi si spostano verso le rendite e i profitti finanziari. Però abbiamo un problema. Abbiamo un problema, che tutto il nostro sistema economico è fondato sul continuo aumento del PIL, dei consumi. Dobbiamo continuare a crescere, la crescita è l'unico obiettivo economico che abbiamo. Anche adesso ci dicono: come usciamo dalla crisi, dobbiamo crescere, il PIL deve crescere, questa è l'ossessione di tutti. Ma come faccio a vendere sempre più automobili, sempre più case, sempre più telefonini a dei lavoratori che sono sempre più poveri? Se i lavoratori hanno perso i loro soldi perché sono andati nella finanza, come faccio a vendergli sempre più cose? Questo era il problema negli Stati Uniti. La ricchezza negli Stati Uniti dipende moltissimo dal settore immobiliare. Come faccio a vendere, a costruire sempre più case, a vendere sempre più case, se i cittadini negli Stati Uniti sono sempre più poveri? Idea geniale: indebitandoli.
costruendo una montagna di debiti per indebitare i cittadini e drogare in questo modo i consumi, drogare la crescita del PIL, drogare l'economia. E questo è quello che è successo in tutti i paesi occidentali. Appunto in Italia 120 miliardi di euro dai salari e profitti, ma questo è successo negli Stati Uniti, questo è successo in tutto il mondo occidentale. Detta nel modo più semplice possibile, il settore finanziario ci prestava con i dovuti interessi i soldi che ci aveva fregato, e quindi noi ci siamo indebitati col settore finanziario perché il settore finanziario ci aveva sottratto quelle che erano le ricchezze da lavoro, da salari eccetera, per darle alle rendite. Quindi ci troviamo con questa montagna di debiti del settore finanziario. Questa bolla nel 2008 esplode sui mutui sulla casa, non poteva essere su qualunque altro settore, infatti è stato coinvolto anche gli automobili, tutti gli altri settori dell'economia. Esplode e ci dicono le banche non possono fallire, gli stati devono prendersi questo debito perché le banche non possono fallire, il che è anche un problema, perché se ci dicono che le banche non possono fallire, crolla l'idea stessa della finanza. Capitale delle banche è detto capitale di rischio. Se ci dicono che le banche non possono fallire perché tanto c'è l'assicurazione del pubblico, le banche possono assumersi rischi sempre maggiori, possono continuare a giocare al casinò finché va tutto bene, crescono i profitti. Quando qualcosa va male c'è il paracadute pubblico, quindi profitti privati, perdite, socializziamo le perdite, che è una vera e propria truffa ideologica dopo 30 anni che ci dicono libero mercato, nessuna regola, nessun controllo, però quando le cose vanno male lo Stato deve intervenire. Insomma, ci dicono le banche non possono fallire, devono essere salvate dagli stati, e quindi si crea un gigantesco debito, quello che era il debito delle banche viene trasferito agli stati. Oggi ci dicono gli stati non possono fallire, quindi noi dobbiamo stringere la cinghia e accettare i piani di austerità, accettare i tagli, accettare tutte le varie misure che ci stanno imponendo, che ci vogliono imporre, perché gli stati non possono fallire. Però abbiamo un problema, che se le banche non possono fallire le salvano gli stati non possono fallire gli salvano i cittadini, chi deve fallire? Siamo noi. E siamo noi è quello che si stanno dicendo in questo momento, taglia le pensioni, taglia gli stipendi, taglia l'istruzione, taglia la sanità, la ricerca, l'università e via discorrendo, perché non ci stanno i soldi, perché c'è un debito eccessivo. In Italia non c'è un debito eccessivo, o meglio c'è un debito eccessivo esattamente come c'era 20 anni fa. Nel 94, quando è arrivato Berlusconi al governo, chi se lo ricorda, era arrivato sul motto meno tasse per tutti, più investimenti, grandi opere, il ponte sullo stretto, patati patatà, nuovo miracolo italiano e che bello che bello. Quando è arrivato al governo nel 94 Berlusconi, il rapporto tra debito e PIL era del 120%. E ci dicevano meno tasse, investimenti, va tutto bene, che bello il miracolo italiano. Oggi il rapporto tra debito e PIL è 120%. E ci dicono che siamo con l'acqua alla gola, dobbiamo tagliare tutto, l'Italia è un paese finito, aiuto, aiuto, piani di austerità. Quindi il problema non è che c'è troppo debito. Un problema è che appunto oggi ci sono degli strumenti che non c'erano 20 anni fa, come i CDS, come queste assicurazioni, che permettono di speculare contro interi paesi. Un altro problema è che tutti gli stati che hanno dovuto salvare il loro sistema finanziario, quindi la Germania, l'Inghilterra, la Francia, gli Stati Uniti, eccetera, per salvare il loro sistema finanziario si sono indebitati. Il debito italiano adesso è 1.900 miliardi di euro e la stragrande maggioranza sono i BOT, i CCT, i titoli che più o meno molti italiani hanno come risparmio. BOT, BTP, CCT sono questi i titoli di Stato. E sul mercato c'erano una certa quantità di titoli. Oggi insieme ai titoli italiani, che più o meno sono sempre quelli, ci sono molti più titoli della Germania, dell'Inghilterra, della Francia, degli Stati Uniti e degli altri paesi che hanno dovuto salvare le loro banche. Quindi quando un risparmiatore, in un momento di crisi ci sono anche meno soldi che girano, ma un risparmiatore dice io voglio investire, che cosa mi compro? Mi compro un titolo italiano, mi compro un titolo tedesco, mi compro un titolo francese, e va sul mercato e vede i vari titoli, e ci sono i bot italiani che danno il 2% e ci sono i famosi bund tedeschi che danno il 2%. Se la Germania è un paese considerato sicuro che non fallirà, che è solido, e l'Italia è un paese a rischio, chiaramente tutti i risparmiatori compreranno i titoli tedeschi, perché devo rischiare a parità di tasso di interesse e prendere i titoli italiani? Quindi ecco che l'Italia deve aumentare il tasso di interesse e cominciare a offrire i suoi titoli non al 2%, ma al 3%, al 4%, al 5%. Questa differenza tra i titoli italiani e i titoli tedeschi è lo spread. Lo spread è la parola inglese che indica la differenza, il differenziale tra quanto noi dobbiamo pagare di interessi sui nostri titoli di Stato per rifinanziare il nostro debito e quanto pagano i tedeschi, che la Germania è considerato il paese sicuro. Quindi più noi paghiamo di interessi, se paghiamo tantissimo di interessi peggiorano i conti pubblici. Se io devo dare 100 euro a qualcuno, se glieli devo dare al 2%, a fine anno gliene dovrò dare 102.
se devo pagare il 5% di interesse, a fine anno gliene devo ridare 105. Se non ce li ho, devo cominciare, mi si crea un nuovo debito e devo continuare a indebitarmi per pagare gli interessi. E più pago debito per pagare gli interessi, più peggiora la mia condizione. Se peggiora la mia condizione, sono visto sempre più a rischio, devo continuare a aumentare gli interessi, a aumentare lo spread, e mi avvito a una spirale che ci porta sempre peggio. È quello che io investitore, per convincermi a comprare un titolo della Grecia, mi devi offrire degli interessi stratosferici. Quindi più peggiora questo, più aumentano gli interessi. Più aumentano gli interessi, più peggiora la situazione, ci stiamo avvitando. E oggi abbiamo i titoli di Stato che sono offerti al 7%. Oggi il governo italiano deve sborsare ogni anno 80 miliardi di euro di interessi sul debito. E questi sono soldi nostri, non è che questi li creiamo su Marte. Ogni anno noi paghiamo le tasse, con queste tasse lo Stato deve decidere che cosa fare. Sono le nostre tasse per decidere il nostro futuro, come impiegare le nostre risorse. Se vanno per pagare gli interessi sul debito, perché questi continuano a aumentare, perché ci sono gli speculatori internazionali e perché abbiamo dovuto salvare le banche, questi soldi non possono andare da altre parti. Quindi non possono andare per le spese sociali, non possono andare per le pensioni, non possono andare per la scuola, e noi ci troviamo nuovamente a pagare una crisi che è stata causata dal sistema finanziario, perché c'era un eccesso di debiti, perché la finanza ci aveva fregato i soldi. Questa è la logica specchiata di quello che sta avvenendo in questo momento. Quindi questa è la situazione in cui abbiamo il debito italiano che è eccessivo, e adesso ci dicono: non ci sono alternative, l'unico modo è rimborsare questo debito, dobbiamo rimborsare questo debito e i suoi interessi, quindi bisogna stringere la cinghia, quindi piani di austerità. Quindi lo scorso 5 agosto la Banca Centrale Europea scrive una lettera segreta al governo italiano, poi questa lettera è diventata pubblica, ma vi invito a leggerla, la trovate su internet, è veramente interessante capire a che livello siamo arrivati. Questa lettera esordisce dicendo: vista la situazione di grave difficoltà sui mercati finanziari, è necessario che il governo italiano adotti delle misure per restituire la fiducia ai mercati finanziari. Io questa frase la trovo straordinaria. Coi casini che ha combinato la finanza negli ultimi 5 anni, noi dobbiamo stringere la cinghia per restituire la fiducia alla finanza. Non è la finanza che deve fare i salti mortali per cercare di conquistare la fiducia dei cittadini, siamo noi che dobbiamo accettare sacrifici. E nella lettera, appunto vi invito a leggerla, ve ne sono solo alcuni passaggi a memoria. Ad esempio, nella lettera la Banca Centrale Europea chiede dei servizi, la privatizzazione su larga scala dei servizi pubblici essenziali, perché lo Stato non si può più permettere di pagare l'istruzione, la sanità e i servizi pubblici, quei soldi devono andare a ripagare il debito. Questa è una lettera del 5 agosto, il 13 giugno 27 milioni di italiani hanno votato un referendum in cui dicevano che non volevano la privatizzazione dei servizi pubblici. Il 5 agosto la Banca Centrale Europea ci dice: dovete fare privatizzazioni su larga scala dei servizi pubblici. Grazie. Ancora più divertente, poi dopo la risposta del governo, 2-3 giorni fa, ci è arrivata una 39 punti che l'Unione Europea chiede all'Italia di attuazione del programma di riforme. Anche qui veramente vi invito a leggerlo perché sembra fantascienza. Dei 39 punti arrivati da Bruxelles, il punto numero 25 è: che cosa intende fare il governo italiano nel settore dei servizi idrici malgrado il risultato del referendum. Malgrado, non ve lo sto inventando, andatelo a vedere, malgrado il risultato del referendum. Allora, la Banca Centrale Europea, io mi domando chi di voi ha mai votato per eleggere la Banca Centrale Europea, perché la BCE sono dei burocrati che stanno seduti a Francoforte, che sono nominati dalle banche centrali, Banca d'Italia eccetera, che sono nominati dai rappresentanti del governo, che sono nominati dai parlamenti, che noi una volta ogni 5 anni andiamo a votare mettendo una crocetta su un nome piuttosto che un altro. Senza ancora prima di parlare di finanza, di economia, di crisi, io come cittadino italiano ho qualche lievissimo problema in termini di democrazia a accettare che dei burocrati di Francoforte, che non eleggono nessuno, mi dica che io devo andare contro la volontà popolare del referendum espressa da 27 milioni di cittadini. Trovo leggermente difficile accettare che la Banca Centrale Europea mi dica che per ridurre i costi sarebbe opportuna una riforma della Costituzione per sopprimere le province e mettere in pareggio nella Costituzione il pareggio di bilancio. Senza entrare nel dettaglio, magari è bellissimo abolire le province, ma io vorrei un dibattito politico in cui si dicesse: se aboliamo le province,
sono più felice, ho dei servizi in più, lavoro di più, cala la disoccupazione, abbiamo più risorse, più welfare, più benessere. Non che mi si dicesse devi abolire la provincia, se no la finanza si incazza, e non che me lo dicessero devi cambiare la Costituzione perché io, banca centrale non eletta e senza nessun controllo democratico, ti impongo le scelte che devi fare. Oggi questa è la nostra situazione, siamo uno Stato commissariato dalla Banca Centrale Europea, dal Fondo Monetario Internazionale, dall'Unione Europea. Anche qui è abbastanza divertente, vi invito a leggere. Attenzione, deve passare il signore. Vi invito a leggere i documenti del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale di 30 anni fa, di come intervenivano sui paesi più poveri del mondo, i paesi indebitati nelle nazioni più poveri del mondo, a cui dicevano: tu c'hai un debito, devi tagliare l'istruzione, la sanità, le spese sociali per rimborsare il debito. Oggi noi ci troviamo commissariati allo stesso modo perché ci dicono non c'è alternativa. Allora cominciamo a vedere se c'è qualche alternativa, anche per chiudere questa prima parte, poi magari lasciamo a domande eccetera. Cominciamo a vedere se è vero che non ci sono alternative. Detta in maniera molto rozza, se anche fosse vero che dobbiamo ripagare il debito, che abbiamo troppo debito, troppi interessi, poi lo vediamo dopo, se fosse vero che dobbiamo rimettere in sesto i conti pubblici, per rimettere in sesto i conti pubblici, molto rozzamente, o aumenti le entrate o diminuisci le spese. La dottrina neoliberista ci dice noi dobbiamo solo tagliare le spese. Va bene, diamo ancora un argomento ammesso e non concesso che è vero che dobbiamo tagliare le spese. Quali spese vanno tagliate? Ci hanno detto il welfare, le pensioni, c'è troppo stato sociale, l'istruzione, la ricerca, voi volete andare all'università, vi pare che. In questo momento il governo italiano ancora tiene in piedi un progetto da 15 miliardi di euro per comprare 131 cacciabombardieri. Io non sono un esperto di roba militare, ma mi sembra che nel momento in cui la Costituzione italiana dice che l'Italia ripudia la guerra, un cacciabombardiere non è esattamente uno strumento che ripudia la guerra. 15 miliardi di euro, è mezza manovra finanziaria. Altri 15-20 miliardi di euro per bucare la Valsusa contro il volere di un'intera comunità, bellissimo, perché tra 20 anni arriveranno un quarto d'ora prima i biscottini francesi in Italia e andranno un quarto d'ora prima i biscottini italiani in Francia. E capisco che questo in questo momento sia veramente la priorità del governo italiano rispetto a finanziare la scuola pubblica, la sanità pubblica o le pensioni, e questo veramente, i soldi vanno impiegati così, e le grandi opere, il ponte sullo stretto eccetera. Questo è il capitolo spese che ci viene detto non c'è alternativa, dovete tagliare sulle pensioni e sulla scuola pubblica. Cominciamo a vedere dall'altro lato, dal lato delle entrate, ci sono delle alternative o no? C'è una scelta che ha fatto il governo, aumentare l'IVA. L'IVA è l'imposta più regressiva al mondo perché è un'imposta sui consumi, quindi più sei povero e più ti costa, e noi pagheremo di più i vestiti e andare a scuola e comprare le tende. Se andate a comprare una tenda è aumentata l'IVA sulle tende e è più difficile fare le campate. Questa è l'unica soluzione che abbiamo per migliorare le entrate. In tutta Europa al momento si sta discutendo ad esempio di una tassa sulle transazioni finanziarie, tassare la finanza. Come meccanismo è molto semplice, è una cosa veramente moderata come proposta. L'idea è di mettere una tassa dello 0,05% su ogni compravendita di titoli finanziari. L'idea è, se io sono un investitore che investe con un'ottica di lungo periodo, pago una volta lo 0,05%, nemmeno me ne accorgo. Se io sono uno speculatore che compra e vende migliaia di volte in un'ora dei titoli per guadagnare su piccole oscillazioni dei prezzi, dovrei pagare migliaia di volte una tassa dello 0,05%, migliaia di volte una tassa molto piccola diventa una tassa molto grande. Perché cominciamo a pensare da dove viene la speculazione. Prima della crisi il 40% delle operazioni che avvenivano sui mercati finanziari erano fatte da computer. Ormai siamo una specie di Matrix, non c'è più nessun controllo umano, dei computer che si muovono ad alta velocità comprando e vendendo qualunque titolo possibile 24 ore su 24 unicamente alla ricerca di far soldi dai soldi nel più breve tempo possibile. Pensiamo per esempio alle valute. Se io voglio andare in vacanza negli Stati Uniti, vado in banca, mi cambio 1000 euro, mi danno 1300 dollari. Se dopo una settimana decido non ci vado più, torno in banca con i miei 1300 dollari, se è cambiato il rapporto tra euro e dollaro, invece di 1000 euro me ne rimando indietro 980 o 1020 o quello che è. Quindi ho guadagnato semplicemente comprando e vendendo delle valute. Oggi questa cosa si può fare migliaia di volte in un'ora, in cui io compro dollari, vendo euro, compro yen, vendo rubli, solo tramite computer, e in questo modo cerco di fare soldi dai soldi. Per capire qual è la dimensione della speculazione, di cosa stiamo parlando, il cambio di valute a cosa serve? Appunto, se io sono una ditta che esporta in Giappone, mi pagano in yen e devo poi cambiare in euro. Se io vado in vacanza negli Stati Uniti, mi servono dei dollari e faccio un cambio. Quindi sono tutti beni e servizi transfrontalieri.
La somma di tutti i beni e servizi transfrontalieri e tutto il commercio del mondo è circa 15.000 miliardi di dollari all'anno. Il trading, il commercio di valute, la compravendita di valute è circa 4.000 miliardi di dollari al giorno. L'economia reale 15.000 miliardi di dollari l'anno, le attività speculative 4.000 miliardi di dollari al giorno. In 4 giorni sui mercati finanziari girano più soldi di quella che è l'economia reale di un anno. Anche detto, il 99% dei soldi che girano nel mondo non hanno nessun rapporto con le attività economiche, ma stanno solo inseguendo un profitto nel più breve tempo possibile e poi creano i disastri come la speculazione sui titoli in Italia. Quindi l'idea è: mettiamo una tassa sulle transazioni finanziarie, da una parte freniamo le attività speculative, dall'altra si genera un gettito che destiniamo al welfare, alle spese sociali, alla lotta ai cambiamenti climatici e via discorrendo. Detta con uno slogan, facciamo pagare almeno una parte della crisi a chi l'ha provocata. In Italia questa proposta non si può discutere, al momento ancora non è stata discussa, e appunto è una proposta che è sostenuta dalla Germania, dalla Francia, dal Parlamento europeo. Non mi sembra che la Merkel o Sarkozy sono degli estremisti trotskisti, ma è una questione di buonsenso, in Italia non si può discutere. Sempre sul lato delle entrate, per esempio in Italia l'evasione fiscale è di 150 miliardi di euro all'anno. Chiaro che è difficile parlare di una seria lotta all'evasione fiscale nel momento in cui una volta al mese propone un condono, poi è difficile far pensare alle persone che è necessario pagare le tasse. Sommando evasione fiscale, lavoro nero, le mafie, la corruzione, tutto il sommerso che c'è in Italia, c'è una parte di ricchezza nazionale che non viene tassata, che in Italia è pari a 500 miliardi di euro l'anno. Se questa ricchezza sommersa fosse tassata come viene tassato il lavoro, come viene tassato il lavoro degli operai e degli impiegati, nel giro di una dozzina d'anni l'Italia non avrebbe più un debito pubblico. Non è più questione se è eccessivo, se è in balia dei mercati quello che succede, avremmo azzerato il nostro debito pubblico. Quindi ci sono soluzioni di politica economica che si possono intraprendere sia dal lato delle spese sia dal lato delle entrate, e sentirci dire che non c'è alternative, arriva un governo tecnico che deve mettere in piedi le misure di austerità che ci richiede la BCE, francamente al momento è abbastanza inaccettabile. A monte di questo, prima di dire sì è vero dobbiamo continuare a pagare il debito e i loro interessi, cominciamo a pensare anche a riappropriarci del linguaggio e a capire questo debito da dove viene e chi l'ha fatto. Perché adesso ci dicono abbiamo un debito di 1.900 miliardi di euro, quindi dobbiamo tagliare le spese sociali, l'istruzione, privatizzare l'acqua malgrado il referendum, tagliare le spese pubbliche eccetera eccetera. Cominciamo a ribaltare la domanda, cominciamo a dirci abbiamo un debito di 1.900 miliardi di euro e malgrado questo abbiamo dei servizi pubblici che fanno schifo, ma come, che cosa ci abbiamo fatto con 1.900 miliardi di euro e gli acquedotti italiani sono un colabrodo e metà delle scuole pubbliche italiane non sono a norma di legge e crollano i soffitti e cazzo ogni volta che piove in Italia dobbiamo contare i morti per il dissesto idrologico che abbiamo in questo paese e non si riesce a fare delle serie politiche pubbliche? Che cosa ci abbiamo fatto con 1.900 miliardi di euro di debito pubblico fino a oggi? Cominciamo a ripensare un po' il linguaggio e com'è la situazione in questo paese e cominciamo, una prima proposta è facciamo un audit del debito, quella che in Sud America era chiamata un'auditoria, vuol dire un esame del debito. L'ha fatto l'Ecuador e ha cominciato a dire va bene, noi abbiamo un debito estero, va pagato o no? Cominciamo a vedere chi ce l'ha questo debito estero. Ce l'ha la nonnina pensionata che ha 1.000 euro di botto sotto il materasso e quindi è giusto pagarlo perché bisogna tutelare i risparmi dei piccoli risparmiatori, o ce l'ha Goldman Sachs e Deutsche Bank e le altre grandi banche che ci stanno giocando al casinò e continuano a speculare sui nostri titoli di Stato. Cominciamo a pensare che cosa ci abbiamo fatto con questo debito pubblico, è quello che ha fatto l'Ecuador, ha cominciato a dire ma noi con questi soldi pubblici ci abbiamo costruito degli ospedali e degli asili nido o sono andati in corruzione per vendere qualche armi o altre cose ai dittatori o andate in spese che sono delle porcherie. Analizziamo questo debito pubblico pezzo per pezzo e decidiamo se va pagato, come va pagato, se va ristrutturato, che cosa bisogna fare. Questa è una proposta di audit sul debito pubblico che è stata lanciata in diversi paesi e su cui si sta iniziando a ragionare in Italia. E questo perché, per concludere, l'ultima cosa che volevo dire, ma credo fondamentale veramente per riappropriarci del linguaggio, quando sentiamo parlare di fallimento, di default, cominciamo anche a pensare che cosa vuol dire che uno Stato va in fallimento. Uno Stato va in fallimento se non riesce più a ripagare interessi sempre crescenti su un debito con cui giocano al casinò qualche speculatore internazionale,
o uno Stato che non riesce a assicurare un'istruzione pubblica decente è già uno Stato che è in fallimento. Uno Stato in cui chiudono i teatri, non ci sono spese per la cultura, non ci sono spese per la ricerca, è già uno Stato in fallimento. Uno Stato in cui i giovani non hanno un futuro è già uno Stato in fallimento. E forse se uno Stato è già in fallimento non ha nemmeno più senso continuare a parlare di rimborsare il debito. Grazie. Io sono un'altra studentessa del coordinamento degli studenti e avevamo, diciamo un po' così, anche ragionato in queste ultime settimane, guardando appunto a quello che sta succedendo non solo in giro per il mondo, ma poi ovviamente con un occhio particolare all'Italia, e se da un lato questa crisi economica, dall'altro lato noi vediamo, o almeno ci sembra, che ha una ricerca quasi spasmodica di soldi veloci che servono per continuare a iniettare fondi in un mercato che continuamente invece brucia i soldi italiani e di tutti quanti. In quest'ottica, com'è possibile che a noi universitari, a noi studenti anche poi delle superiori, perché il prossimo anno verranno all'università, si possano proporre i debiti per entrare all'università? Come si può ragionare di cominciare a formarsi per diventare dei lavoratori che, tra l'altro, notizia proprio ieri guardavo su Rai News 24, ci dicono per i prossimi almeno 10 anni voi non vedrete un'uscita da questo tunnel. Ma come si fa a parlare di darci, di accedere alla formazione attraverso un indebitamento che, se non sbaglio, tra l'altro è uno dei punti critici anche di Inghilterra e America, dove questo sistema è avanzato e dove gli studenti, una volta finita l'università, non riescono nemmeno a restituire i soldi alle banche? Sì, assolutamente. Quello che dicevo all'inizio, un po' un'economia interamente creata sul debito per drogare, ma non la crescita reale, per indirizzare la crescita in alcune direzioni per continuare a far gonfiare il PIL. Veniamo da una crisi che è un eccesso di debito per finanziare un eccesso di consumi, per uscire ci dicono dovete fare nuovi debiti per rilanciare i consumi, non mi sembra molto logica come situazione, e perché il grosso delle risorse continua a essere drenata verso i mercati finanziari, perché l'idea che abbiamo oggi è che abbiamo questo moloch finanziario gigantesco che in qualche modo deve autosostenersi e che non riesce a autosostenersi, perché la ricchezza reale nel mondo, il PIL, il famoso PIL, il prodotto interno lordo del mondo, cresce del 2% l'anno. Se tutti noi siamo furbissimi e gli speculatori vogliono tutti avere il 10% di rendimento ai loro investimenti finanziari, abbiamo un problema. In Italia quest'anno il PIL non cresce, la ricchezza reale non cresce, sta a zero. Se girate qualunque città, accendete il televisore, come li fai questi soldi? Perché se a me dai il 4%, tu banca probabilmente ci fai l'8% sui soldi che prendi da me. E come lo fai l'8% se la ricchezza reale non cresce? Il dubbio è che, più di un dubbio, che in questo momento quello che succede è che o la finanza continua a vampirizzare, a risucchiare risorse dall'economia reale, oppure che stai creando delle bolle sul nulla, perché non puoi continuare a creare ricchezza finanziaria a tassi del 10% l'anno se la ricchezza reale non cresce. Quindi ci stiamo indebitando per continuare a farci risucchiare questi soldi dalla finanza. La cosa più interessante è che l'80-90% dei soldi che girano sui mercati finanziari alla fine sono i nostri soldi. Se appunto siamo noi, vediamo la pubblicità, conto corrente ti dà il 4% netto, lì il matto che fa i cerchi nella sabbia, il 3% netto, cioè mezzo uno che fa i cerchi nella sabbia con le cose mi offre, non mi fido molto a dargli i miei soldi. Però al di là dei riti voodoo per fregare i soldi alla gente, come me lo dai il 4% netto a me? Tu che cosa ci... Allora, magari c'hai dei progetti bellissimi di rilancio, però dimmeli, perché sennò mi viene il sospetto che magari tu con i miei soldi ci vai a giocare al casino, ci vai a speculare, ci vai a fare cose strane.